Serata dedicata al benessere fisico e mentale allo Chalet del Centro nell'evento organizzato nella rinata struttura di Piazza Gramsci dalla Farmacia Veneto e denominato attivamente degustazione di infusi preparati in erboristeria e dimostrazioni di prodotti per il corpo per promuovere uno stile di vita sano con particolare attenzione all'alimentazione vegana. Sono qui per presentarvi il nostro evento attivamente. A questo evento hanno preso parte lo Chalet del Centro grazie alla disponibilità di Giuseppe. L'evento è nato perché noi come farmacia ed erboristeria Veneto, insieme a Spaliternum di Viviana Lamia e insieme a Roy Naples, Felice e Barbara, che sono dei vegani, abbiamo deciso di informare la cittadinanza che comunque esistono tante cose che possono far bene fisicamente e mentalmente, che possono aiutare a prevenire, a migliorare tanti stati. Tanto è stato caratterizzato dalla degustazione di infusetti sane da parte dell'erboristeria Veneto, mentre Spaliternum una dimostrazione di massaggi olistici e maschere a base di argilla, mentre Rovegan ha fatto un piccolo buffet vegano, due portate salate e due dolci. Ci sono anche presenti delle psicoterapeute a sostegno del nostro evento, che si sono rivolte comunque a questo stile un pochino differente per aiutarsi a superare tante cose. Il senso della serata è informare la gente, le persone che ci basta poco per vivere una vita un po' più sana. Nel corso della serata, allietata da un DJ set, si è tenuto poi anche un dibattito sul benessere a cura di esperti del settore. Abbiamo inaugurato questa manifestazione di giovani promesse della città di Giugliano, che presentano un nuovo modo di entrare nel mondo del benessere attraverso prodotti naturali, attraverso un concetto del benessere un po' diverso. Ho cercato di spiegare l'importanza dell'alimentazione per la salute praticamente, proprio per un fatto salutistico. Io sono diventata vegetariana per questo, perché ci credo nella sana alimentazione. E poi mi è piaciuto intervenire in questo contesto, perché trovo che queste forze giovani giulianesi devono essere il motore per il futuro di questo paese.